Hello students! Today is a special day. Oggi è un giorno speciale perché saremo artists, saremo degli artisti. In particolare saremo Archimboldo for a day e studieremo la art history. Che cos'è questa art history? Scopriamolo insieme. Che cos'è la art history? What is art history? In italiano diciamo storia dell'arte. E si occupa di studiare tutte le opere d'arte, dai tempi dell'antichità, quindi many, many years ago, tantissimi anni fa, fino al giorno d'oggi. Che cos'è un'opera d'arte? Non è facile da descrivere, però potremmo indicare una work of art come tutte quelle opere create dall'uomo, quindi create, intendiamo, dipinte, costruite, scolpite, insomma, create dall'uomo, e che quando le guardiamo diciamo wow, that's beautiful, è veramente bellissimo. Ovviamente ci sono vari tipi di opere d'arte. Per esempio possiamo avere dei bellissimi edifici, come il Colosseum che vedete on the left, che si trova in Rome, il Colosseo. Oppure una statue, una statua come quella al centro, che è la Statue of Liberty, la Statua della Libertà che si trova in New York. Oppure più comunemente parliamo di paintings, di dipinti, come per esempio quello che vedete on the right, un dipinto che noi chiamiamo anche quadro, fatto da Giuseppe Arcimboldo, di cui ci occuperemo oggi. Noi ci concentriamo oggi sui paintings, sui dipinti, come l'ultimo che avete visto nell'altra immagine, come quello che vedete qui. Dipinto da Giuseppe Arcimboldo. Chi è questo Giuseppe Arcimboldo? Cosa dobbiamo sapere? Che è Italian, cioè che è italiano, e che è un painter, un pittore. Quindi diciamo Giuseppe Arcimboldo is an Italian painter. Ma guardate un po' bene questo painting. Non notate qualcosa di strano? Quello che vedete infatti è un portrait, cioè un ritratto. Che cos'è un ritratto? È sempre un painting, un dipinto che raffigura una persona. Quello che vedete però non ha come noi gli occhi, la bocca, eyes, nose, mouth, ma al posto di queste parts of the body ha della frutta, della verdura, delle piante, perché Arcimboldo è un painter un po' particolare, a lui piace utilizzare, guardiamo insieme on the right, fruit, cioè della frutta, vegetables, verdura, plants, delle piante, anche dei flowers, dei fiori e ogni tanto anche degli animals all'interno dei suoi painting. Guardate per esempio questo painting, se lo guardate con attenzione potete immaginare che sia una persona, quindi vediamo per esempio al posto delle cheeks, delle guance, abbiamo delle apples, al posto del naso abbiamo una pear, una pera, abbiamo delle grapes come ears, come orecchie, e anche delle plants come decorazione all'altezza del collo, e anche un basket, un cestino che sembra un hat, un cappello, ma guardate adesso cosa succede. Guardate cosa succede se giriamo upside down, che vuol dire al contrario, il portrait di prima. Otteniamo un semplicissimo fruit basket, un cestino di frutta. Vi ho messo in basso on the right tutte e due le pictures. On the left abbiamo il portrait and on the right il fruit basket. Fruit basket è anche il titolo di questo painting. I know art history can be very interesting. Good morning, kids! Allora, oggi vogliamo essere Arcimboldo for a day e quindi mi serve il vostro aiuto. Sono andata in my fridge, I opened the fridge e ho cercato le mie fruit and vegetables e ho portato tutto qui. Adesso vi faccio vedere che cosa ho portato. Allora, oranges, lemons, one potato and one carrot. Cosa possiamo fare adesso? For example, potrei fare oranges for the eyes,
Lemons for the ears. Carrot for the nose. And potato for the mouth. Quindi, step one. You go to the fridge. You open the fridge. Prendete tutte le fruit and vegetables che avete e portatele qui. Vi aspetto. Ok, step two. Let's draw. Adesso dobbiamo disegnare. Quindi, cosa ci serve? White paper sheet. Pencil. Rubber. Così se sbagliamo possiamo cancellare. Felt-tips, felt-tip pens, oppure colored pencils. Questo sceglierete voi come colorare. Allora, cominciamo. Sul white paper sheet, con la vostra pencil, you draw an oval. Perché un oval e non un circle? Perché la nostra faccia non è proprio un circle, ma è più un oval. Quindi con la pencil you draw an oval e otteniamo qualcosa simile a questo. Poi, utilizzando o i felt tips o i colored pencils, you color it. Io ho usato i felt tip pens e ho ottenuto questo che è la mia face, è la faccia che ci servirà per fare il portrait, il ritratto. Step 3. Let's make a face. Facciamo la nostra faccia. Quindi prendete la vostra face, la appoggiate on the table e con tutta la fruit and vegetables che avete preso dal vostro fridge prima, posizionate tutto sulla face in modo da avere gli eyes, ears, nose and the mouth. E otterrete qualcosa simile a quello che potete vedere qui. E questo è il mio, la mia face. Step 4. Let's decorate. Abbiamo fatto eyes, nose, mouth and ears. What's missing? Cosa manca? Hair, eyebrows and neck. Sarebbe bello prendere flowers and plants e utilizzarli per essere proprio Archimboldo styled, but don't pick flowers, don't pick plants. Non li raccogliamo perché non si fa. Cosa facciamo quindi? Take your pencil and let's draw them. Li disegniamo noi, quindi al posto degli hair, delle eyebrows and the neck, disegniamo flowers or plants, you can choose, scegliete voi. Rimettiamo la face on the table. Ricomponiamo con fruit and vegetables. E finalmente il vostro Archimboldo styled portrait is ready. Archimboldo sarebbe super happy to see your work of art. Le vostre opere d'arte sarebbe felicissimo di vederle, ma non gliele possiamo mandare. But you can send it to your teacher. So, take a picture of your portrait and send it to your teacher. I really hope you liked this lesson. Art history can be very interesting and fun. So keep studying. See you next time. Bye!